Grazie. Buon pomeriggio. Apriamo questo nostro incontro. Come vedete sono due ospiti veramente di eccezione e di grande autorevolezza. Il Mediterraneo è la storia di un amore che insieme ci appare come immortale e drammatico. Uno spazio privilegiato della vita umana, della sua storia, dell'incontro e insieme del conflitto, della guerra. Venendo ai nostri tempi più recenti, nel 91 il mondo da poco entrava o sembrava stesse entrando in una nuova storia, in una nuova fase, anche in Italia venne pubblicato un libro bellissimo, Mediterraneo, un breviario, di uno scrittore croato, Predrag Matijević. Raccontava del pane, del vino, dei commerci, delle navi, delle città, delle croci, delle mezze lune, delle kippa. Che mondo stupendo e affascinante, intriso profondamente di umano. Avremmo potuto noi, in questa nuova storia, noi popoli mediterranei, riguadagnare quell'orizzonte. Poco dopo scoppiò la guerra balcanica con la dissoluzione della Jugoslavia e l'amore si infranse o sembrò infrangersi ancora una volta. Insieme arrivò la prima guerra irachena e poi il resto lo conosciamo. Qualche anno fa le rivoluzioni arabe, le grandi primavere, osservate da noi con stupore e speranza, come con l'inizio o il reinizio di un amore. Poi arrivarono i governi dei fratelli musulmani, l'ISIS e quello che vediamo in questo tempo terribile, di cui si è a lungo anche parlato ieri qui al meeting. Oggi non riusciamo a vedere il Mediterraneo come quel libro ci raccontava. Oggi lo sentiamo forse più come un enigma, un fosco enigma, pieno di difficoltà, di drammi, dove l'orrore cerca tutti i giorni di uccidere la speranza, di uccidere quell'amore immortale. E pare che gli unici ponti del Mediterraneo oggi siano quelli fatti di barconi che affondano e di corpi disperati o perduti sul fondo. Ma noi che ci sentiamo parte di questa famiglia del Mediterraneo vogliamo non arrenderci, non desistere. Per noi questo amore resta una vocazione irresistibile e così nel meeting che fin dal suo nascere ha dichiarato la bellezza e la verità di queste relazioni tra gli uomini di queste coste, di queste città, di questi mari, di queste onde, ci ritroviamo anche oggi qui per il Mediterraneo, per dire che noi non veniamo meno alla nostra vocazione, alla vocazione di quell'amore, e che su questa vogliamo continuare a costruire. Vogliamo che non resti una promessa incompiuta. Ho voluto interpretare così i sentimenti con cui oggi accogliamo il ministro degli esteri della Tunisia, Sua Eccellenza Tayeb Bakhush. E il ministro degli esteri del nostro paese, Paolo Gentiloni. Vorrei a questo proposito farmi interprete dei sentimenti di tutto il meeting per ringraziare la grande amicizia che il ministro ci accorda e il grande aiuto con cui, grazie anche agli sforzi del Ministero e dei suoi diplomatici sparsi per il mondo, abbiamo potuto avere in questi giorni degli ospiti tanto significativi e tanto importanti per noi. Perciò nella parentesi vorrei ringraziare, ci so che ci sono qui degli ambasciatori, dei diplomatici del Ministero ed è un po' tutti loro che vorrei ringraziare in questo momento. La Tunisia è stato il primo paese delle primavere arabe. La Tunisia è il paese che oggi sta resistendo duramente
e pagando un prezzo molto alto per salvare la sua democrazia, la sua libertà, la sua apertura. E con, dandole la parola, signor Ministro, vorrei dire che noi qui vogliamo essere vicini al suo Paese. Siamo qui per ascoltarla e condividere con il suo popolo la sofferenza e il coraggio di questi mesi. Perciò ancora una volta grazie per la sua presenza. Il ministro Bakhoush è ministro degli esteri del governo tunisino da gennaio scorso, e la sua storia è la storia di un intellettuale, di uno studioso. Ieri a tavola ne abbiamo parlato, è un linguista, uno studioso di lingua e letteratura, in particolare di lingua. E tra l'altro parlavamo ieri della figura di Chomsky, che per chi ha studiato queste cose è molto importante, che domani potremo ascoltare qui al meeting. E quindi tutta la sua vita è stata una vita di uomo impegnato nell'educazione, nell'università, nelle scuole. Ha dedicato molti anni della sua vita a questo compito. E ha lavorato anche come giornalista e si è occupato di molte cose. E è stato anche presidente dell'Istituto Arabo dei Diritti dell'Uomo, quindi una figura poliedrica e molto interessante. E perciò, nel darle la parola, ricordo anche che è segretario generale del partito Nidas Tunes. Ho detto bene? Nidas Tunes? Sì. Dal momento della sua creazione. Allora, siamo pronti per ascoltarla, signor Ministro, e grazie ancora della sua presenza. Je vous remercie, monsieur le moderateur. Grazie. Grazie a tutti. Signore e signori, permettetemi innanzitutto di ringraziare gli organizzatori di questa importante manifestazione per averci dato l'opportunità di incontrarci in questa bella città di Rimini e per la qualità e il calore dell'accoglienza che ci è stata riservata dal nostro arrivo. Desidero inoltre ringraziare il dottore Roberto Fontolan per le cortesi parole che mi ha voluto riservare. È con estrema gioia che mi unisco a lei quest'anno, caro collega e amico Paolo Gentiloni, per partecipare a questo incontro e contribuire ad arricchire il dibattito sul tema Ripartire dal Mediterraneo. Un orizzonte per la politica internazionale. Questo tema, mi sembra, è stato scelto a ragione e si rivela ancora più importante e decisivo, visti i tumulti e gli sconvolgimenti che attraversano questa regione dall'inizio del nuovo secolo e che si sono aggravati con l'interminabile conflitto del Medio Oriente che minaccia la stabilità e la sicurezza del Mare Nostrum. Signore e signori, l'impegno della Tunisia per il Mediterraneo non è mai venuto meno e si è consolidato di anno in anno grazie anche alla sua determinazione nel contribuire a rendere il bacino mediterraneo un vero e proprio spazio di cooperazione e di fratellanza tra i popoli. Così facendo, il nostro Paese ha elaborato, grazie alle proprie azioni per la stabilità e la prosperità, una vera e propria politica mediterranea. Obiettivo ultimo di questa politica è la creazione in questo spazio di un partenariato solidale e di sviluppo comune che rinsaldino la pace e la prosperità tra le due sponde del Mediterraneo. È importante per le sponde nord e sud del bacino mediterraneo favorire l'approfondimento dei legami di cooperazione e questo per raccogliere insieme le molteplici sfide di fronte a noi. In tal senso,
Sono convinto dell'importanza del ruolo che possono svolgere all'interno dell'Unione Europea paesi come l'Italia. Questo per favorire a sud dell'Europa il rafforzamento di una cooperazione che tenga conto non solo degli interessi sicuramente legittimi dei paesi della sponda nord, quali la sicurezza, l'immigrazione o l'energia, ma che contemporaneamente sia sensibile alle sfide che il Sud è chiamato ad affrontare, in particolare la creazione di occupazione, l'istruzione, la formazione, la lotta alla desertificazione, la gestione delle risorse idriche o la tutela ambientale. Signore e signori, l'azione della Tunisia nel Mediterraneo si sviluppa nelle diverse strutture di cooperazione esistenti. Sul piano regionale, ad esempio, la Tunisia partecipa attivamente ai lavori del dialogo 5+5, che riunisce dalla dichiarazione di Roma del 10 ottobre 1990 i 10 paesi del Mediterraneo occidentale. In tal senso, il nostro paese presiede quest'anno le riunioni settoriali nel campo della difesa e ha proposto durante la riunione dei ministri degli esteri del dialogo 5+5 a Lisbona lo scorso maggio di ospitare la prima riunione dei ministri della cultura a dicembre 2015. Inoltre, la Tunisia ha sostenuto e difeso sin dall'inizio il grande cantiere dello spazio euro-mediterraneo, sia quando è stato inaugurato a Barcellona nel 1995, che nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo, e questo con il vertice di Parigi nel luglio 2008. Ubicate al cuore del Mediterraneo, Tunisia e Italia sono sempre state, in 3.000 anni di storia, attori strategici in questo bacino di civiltà e oggi collaborano insieme affinché l'euro-mediterraneo sia al centro della nuova politica di vicinato dell'Unione Europea. Signore e signori, a parte il quadro formale o informale di cooperazione nel bacino mediterraneo, questo spazio è stato teatro, all'alba di questo terzo millennio, di uno stravolgimento geopolitico mondiale fuori dal comune, in cui un popolo, e nello specifico il popolo tunisino, si è sollevato in massa per la propria libertà e dignità. In effetti, la transizione dai sistemi autoritari verso la libertà e la democrazia è ancora possibile oggi, in questo inizio di terzo millennio. È necessaria, è incoraggiante, ma è minacciata e ha bisogno di essere accompagnata, ha bisogno di determinazione, di lucidità e di solidarietà. Ormai, grazie a questa transizione democratica incoraggiante, abbiamo nel Mediterraneo un nuovo mutamento storico che ha provocato un'onda d'urto su tutti i paesi della sponda sud del Mediterraneo e che a suo modo conferma l'universalità del desiderio democratico e del diritto naturale alla libertà. È per questo motivo che quanto succede in Tunisia, cari amici, ha bisogno della vostra solidarietà e del vostro appoggio attivo, soprattutto nelle circostanze attuali del Paese, chiamato ad affrontare numerose sfide in materia di sicurezza e in campo socio-economico. La Tunisia, infatti, oggi vive una delle pagine più importanti della sua storia, la sua storia contemporanea e di questo processo democratico che è strategico, perché penso che dal suo successo o fallimento dipenderà il futuro della situazione politica,
e geostrategica della sponda sud del Mediterraneo. Questa situazione conferisce alla Tunisia un ruolo particolare e le impone di avere la meglio nella propria esperienza democratica per ispirare altri paesi della regione e contemporaneamente per garantire la stabilità e la prosperità, e questo alle porte mediterranee dell'Europa. La Tunisia si è impegnata a 360 gradi in questo processo democratico irreversibile, e i vili attentati terroristici non potranno cambiare nulla, al contrario, non potranno che rafforzare la nostra determinazione ad andare avanti e accogliere l'appuntamento con la storia. Questo per mostrare al mondo che la sponda sud del Mediterraneo non rifugge la modernità e la democrazia. In questa occasione desidero rinnovare i miei ringraziamenti personali e quelli del governo tunisino per il sostegno e l'assistenza offerta dall'Italia a questo processo democratico in Tunisia. In effetti, Roma si è manifestata sin dai primi giorni della nostra rivoluzione e nel completamento del processo transitorio realmente e sinceramente disposta a sostenere la nostra democrazia balbuziente e ad aiutarci a raccogliere le sfide legate a questa transizione. Signore e signori, i conflitti del Medio Oriente, che si fanno sempre più pressanti e si intrecciano sempre più, non solo colpiscono il nostro spazio comune, ma ormai sono causa dell'instabilità mondiale. Su tutto il pianeta diffondono un effetto destabilizzante, come ci insegna la crudele lezione del terrorismo. Racchiudono in sé un sentimento di ingiustizia. Rifiutano con sprezzo l'identità. Non credono nell'equa applicazione dei valori universali e possono servire da pretesto per negare la diversità delle culture. Sentiamo sempre più parlare di scontro di civiltà che sembra caratterizzare il XXI secolo. Proprio come il XIX secolo è stato caratterizzato dalle nazionalità e il XX secolo dalle ideologie. Uno scontro, di fatto, che è uno scontro tra estremisti e radicali, tanto più radicale, tanto più violento e tanto più passionale, proprio perché riguarda lo scontro di culture, culture omicide, culturali e religiose. Questo concetto si nutre di tutte le paure, di mancanza di fiducia, e deve innanzitutto essere rifiutato, perché sposare questo concetto significa cadere nella trappola che ci tendono i terroristi, che vogliono sollevare uomini contro uomini, culture contro culture e religioni contro religioni. A questo concetto bisogna contrapporsi con un'altra realtà, una realtà politica, morale, culturale, una volontà diversa, basata sul rispetto, sullo scambio, sul dialogo, questo tra tutte le culture e tutte le religioni, legate indissolubilmente all'affermazione dei valori, valori umani specifici
che fanno di noi quello che oggi siamo. L'universale implica lo specifico e lo trascende. Tutte queste risposte devono essere sentite nel Mediterraneo e avere un eco ancor più grande nel resto del mondo. Il Mediterraneo deve appropriarsi di questi valori e impegnarsi nella battaglia decisiva di questo nuovo millennio a favore del dialogo e della tolleranza per combattere l'estremismo e gli integralismi. Non dimentichiamoci che lo spazio mediterraneo in passato è stato il crocevia di tanti popoli, culture, nazioni. È stato la culla delle religioni monoteiste e fonte dei valori di libertà e dignità umana. In effetti, ci fu un'epoca in cui le nostre culture erano intimamente legate. Averroè venerava Aristotele, che, secondo lui, era la persona inviata da Dio per proclamare la verità. E San Tommaso d'Aquino vedeva in questo genio universale della scienza araba il commentatore, per così dire, per eccellenza, dell'eredità greco-latina. Successivamente le nostre storie hanno preso un corso diverso. Oggi l'emergenza ci vuole uniti. Occorre dimenticare gli stereotipi e le paure. Questo per andare oltre ciò che ci contrappone e costruire il nostro futuro condiviso. È una battaglia fondamentale per il Mediterraneo, che deve attingere all'essenza stessa della propria esistenza per ricordare al mondo le virtù dell'apertura e del dialogo. Grazie alla storia antica e grazie alla sua ubicazione geografica, il nostro mare comune, come amava chiamarlo Camus, deve farci nuovamente apprezzare la mescolanza di culture e di civiltà e deve nuovamente essere il punto di contatto che collega spazi e uomini, uomini che hanno un compito importante. Signore e signori, il Mediterraneo è diventato il punto focale delle incomprensioni tra i popoli ed è proprio per questo che deve mantenere la promessa di un universo dove ognuno, più sicuro di sé, possa accettare il volto e la voce della differenza. La vostra riunione quest'anno è l'occasione per ripetere queste domande, per dare risposte, per esprimere gli ideali e sono felice di avere fatto sentire la voce della Tunisia. Per concludere, auguro agli organizzatori e ai partecipanti che la 36esima edizione del Meeting di Rimini abbia tutto il successo che merita e spero che possa contribuire a consolidare i valori della fratellanza e della solidarietà tra i popoli di tutto il pianeta e soprattutto del Mediterraneo e soprattutto dei suoi giovani. Grazie della vostra cortese attenzione. Grazie, signor Ministro. Ora do volentieri la parola al Ministro Paolo Gentiloni, che è deputato, eletto a Roma, è stato membro della Commissione Esteri e Presidente della sezione Italia-Stati Uniti dell'Unione Interparlamentare. Ha una lunga vita politica e anche giornalistica, perché è eletto in Parlamento nel 2001, è stato Presidente della Commissione di Vigilanza sulla RAI e Ministro delle Comunicazioni nel governo Prodi. E in quella veste fu già ospite del meeting, quindi non è una novità, però le diamo felicemente il benvenuto un'altra volta in questa veste, in questa occasione che per noi è così
grandemente significativa. Grazie. Grazie. E sono io che ringrazio il meeting per questa occasione di confronto sul Mediterraneo e anche per aver costruito questa occasione assieme al mio collega e amico Tayeb Bakhoush, che voglio salutare come un uomo che rappresenta quello che per noi è un paese simbolo di coraggio e di speranza. Questa oggi è la Tunisia. Grazie perché so che da parte del meeting non è una scoperta recente, frutto di un interesse effimero. Da 30 anni è uno dei temi prioritari del meeting. So che nell'87 Don Giussani organizzò un meeting del Mediterraneo che si svolse in Grecia. So che da sempre qui si parla di immigrazione, di culture mediterranee, di persecuzioni dei cristiani, di dialogo interreligioso. E grazie però soprattutto perché lo facciamo oggi in cui la sfida di un nuovo ordine nel Mediterraneo è forse la sfida strategica per la politica estera italiana, europea e della regione più importante, più drammatica. Noi, governo italiano, abbiamo lavorato in questo periodo per cercare di portare il Mediterraneo al centro dell'agenda globale. E non è stato facile, credo che dobbiamo dircelo. Ci sono alcune narrative del secolo scorso che passano più facilmente nella comunità internazionale. La narrativa della minaccia esterna, la narrativa delle regioni orientali dell'Ucraina come se fossero i Sudeti del 1938, la narrativa della guerra fredda, tutte dimensioni e sfide che certamente sono di grande rilievo per noi, ma mentre noi abbiamo troppo a lungo forse concentrato la nostra attenzione su queste minacce esterne, una minaccia in qualche modo interna, dentro di noi, nella nostra regione, particolare, ibrida, non costituita dall'aggressione di un paese contro altri paesi, ma costituita da dinamiche che attraversano le nostre società, si stava sviluppando. E l'Italia ha lavorato in sede Unione Europea, NATO, G7. Abbiamo molto sostenuto l'idea, ad esempio, di far partecipare all'ultimo G7 in Baviera il presidente tunisino Essebsi, che vi ha effettivamente poi partecipato. A dire in sostanza che quello che si svolge in questa regione è davvero decisivo per il futuro del mondo. Il meeting quest'anno è all'insegna di un bellissimo verso di Mario Luzzi, io non lo ripeto perché non lo voglio storpiare, ma è davvero bellissimo. E io vorrei ricordare qui un altro verso di Eugenio Montale, dedicato al Mediterraneo. Antico mare, diceva Montale, ricordando nella sua legge rischiosa essere vasto e diverso e insieme fisso. Vasto e diverso il Mediterraneo. I romani, come sapete, lo chiamavano Mare Nostro. Per gli ebrei era il grande mare, il mare di mezzo, Mittelmeer, per i tedeschi, il mare bianco per i turchi, il grande verde per gli antichi egizi. Vedete quanti nomi ha il Mediterraneo che riflettono in qualche modo la sua straordinaria vastità, ma è anche un mare fisso, nel senso che non si sfugge al destino della propria storia e della propria geografia. Quando sento alcune battute nel dibattito politico italiano, ho l'impressione che qualcuno pensi che si possa davvero fuggire dalla nostra storia e dalla nostra geografia. E invece no, noi siamo lì. Abbiamo 8.000 chilometri di coste,
e dobbiamo costruire soluzioni di dialogo e di pace. Questo Mediterraneo da 20 anni, non da pochi mesi, è attraversato da un arco di crisi senza precedenti, che ha ragioni sociali, religiose, nazionali, demografiche. Qualcuno ha azzardato dei paragoni con la guerra dei 30 anni del 600 in Europa, conflitti intracristiani. Non so se il paragone sia sostenibile, non so se avremo alla fine una Vestfalia del Mediterraneo, un cuius regio, eius religio, che risolverà, sistemerà questo problema. So che certamente dobbiamo scongiurare, come diceva prima Tayed, l'idea dello scontro tra civilizzazioni e, ancora peggio, tra religioni. E so che l'unico modo per scongiurare questo scontro è combattere il fondamentalismo terrorista e difendere la larga maggioranza delle comunità musulmane e la presenza dei cristiani nel Mediterraneo e in Medio Oriente. Così si evita lo scontro di civiltà e il conflitto tra religioni. E dobbiamo, credo, lavorare in questa impresa, certamente non facile, di un nuovo ordine per il Mediterraneo, affrontando in particolare 3 grandi temi. Il primo certamente è il tema della sicurezza, del terrorismo. Nei decenni di questa grande instabilità dell'arco della crisi del Mediterraneo, credo che l'Occidente abbia misurato anche i limiti di un interventismo senza futuro, e cioè di iniziative militari magari mosse dalle migliori intenzioni, costruite attorno all'emergenza, ma prive di una prospettiva da costruire per il domani, dall'Iraq alla Libia. E per questo, per la crisi di queste dinamiche, il Mediterraneo è diventato una sorta di cuore della riluttanza dell'Occidente. Oggi, se c'è un luogo in cui la riluttanza dell'Occidente si manifesta in modo più evidente, è il Mediterraneo. Mare Nostrum, dicevano i romani, e io ripeto spesso che non può diventare il Mare Nostrum una sorta di mare nullius, cioè di un luogo lasciato a se stesso, in cui le forze che lavorano per un ordine mondiale non si cimentano a costruire questo ordine. E noi italiani e noi europei dobbiamo fare la nostra parte in questo lavoro, e dobbiamo farla consapevoli del fatto che è finita l'epoca nella quale si poteva essere semplicemente consumatori di sicurezza assicurata da qualcun altro. Ci siamo un po' cullati in questa illusione nei decenni. Cosa fa l'Italia? Consuma la sicurezza che qualcun altro costruisce e garantisce, magari addirittura permettendosi il lusso di definire chi costruisce questa sicurezza per noi un gendarme o cose di questo genere. Ma come che sia la valutazione del passato, se noi guardiamo al domani dobbiamo sapere che l'Italia deve fare la sua parte nella costruzione della sicurezza in quest'area decisiva e strategica del mondo. È un compito che ci riguarda direttamente. E lo dobbiamo fare combattendo il terrorismo, naturalmente, e in particolare la sfida di Daesh, che oggi è la più drammatica che abbiamo di fronte, lavorando per costruire pace nei contesti difficili della Libia, della Siria, dello storico conflitto in Medio Oriente, sostenendo alcuni paesi chiave, il cui consolidamento, il cui sviluppo è decisivo per il futuro dell'area. La Tunisia, innanzitutto, aggiungo il Libano, altro paese chiave, minacciato oggi da fenomeni migratori molto gravi, decisivo per il suo sistema pluralistico, fondamentale da sostenere.
e lo dobbiamo fare difendendo la presenza dei cristiani. Un piccolo gregge con una grande responsabilità, come li ha definiti il Santo Padre nella sua lettera ai cristiani di Oriente. Ma per una ragione molto semplice, non solo perché noi siamo l'Italia e questa è la nostra radice culturale, ma perché la presenza dei cristiani è una componente ineliminabile del mosaico pluralista, culturale e della civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Se sparisce quella tessera, cambia il mosaico e dobbiamo saperlo. Il secondo grande tema è il tema delle migrazioni, che oggi credo un tema che ci attraversa tutti, ci squassa in qualche modo, perché semplicemente guardando le immagini che vediamo nei telegiornali o occupandosi sul piano politico o professionale di queste cose, vediamo la dimensione di questo problema. Qui io credo tra noi le idee siano molto condivise, siano molto simili. Tutti sappiamo alcune cose elementari che tutti dovrebbero sapere. Primo, che si tratta di un problema che bisogna affrontare e provare a risolvere lungo tutto il percorso in cui si manifesta, quindi dalla sua origine al suo sbocco finale. Il fenomeno migratorio non nasce sulle spiagge della Tripolitania o sulle coste di Bodrum in Turchia. Nasce molto prima, nasce in Africa, nasce nelle zone di guerra in Siria, nasce nei contesti di fame e di dittatura che attraversano tante parti del mondo. E credo che siamo anche d'accordo su un altro punto che a me sta particolarmente a cuore, direi quasi mi angoscia in questi giorni e in queste settimane, che è il destino dell'Europa, cioè forse di una delle più grandi utopie che noi occidentali, noi italiani in particolare, abbiamo avuto negli ultimi decenni, l'utopia degli Stati Uniti in Italia soprattutto, l'utopia dell'Europa unita, l'utopia degli Stati Uniti d'Europa, uno dei miti fondativi della Repubblica Italiana. Oggi si parla molto del destino dell'Europa e della necessità del suo rilancio. Io voglio dire una cosa da questo punto di vista molto semplice. Non credo, lo dico sinceramente e lo dico con tutto il rispetto per chi si esercita in questo tipo di lavoro, non credo che il rilancio dell'Europa possa avvenire nel laboratorio dell'ingegneria istituzionale, nella formazione di documenti e nel confronto di documenti su quale può essere la nuova architettura dell'Unione e i nuovi compiti delle diverse istituzioni di Bruxelles. Intendiamoci, è importantissima questa dimensione del dibattito. Va sviluppata, dobbiamo parteciparvi, dobbiamo avervi un ruolo come italiani. Ma l'Europa in questo momento riconquista il proprio ruolo o si perde definitivamente attorno ai nodi politici fondamentali del mondo di oggi e in primo luogo io dico attorno al tema dell'immigrazione. È sull'immigrazione che l'Europa o ritrova se stessa o si perde definitivamente. Perché non possono durare a lungo le immagini che vediamo in questi giorni dei focolai che si accendono in tante parti dell'Europa. E perché le istituzioni comunitarie hanno provato a porvi rimedio. L'agenda della Commissione, anche oggi l'intervista del Presidente Juncker sicuramente va in una direzione positiva. Ma tutto questo si è sfilacciato nella competizione, nel ping pong degli egoismi, per cui ogni tanto appariamo noi che siamo la più grande superpotenza commerciale del mondo. Noi, Unione con oltre 500 milioni di abitanti, noi, luogo delle civiltà
e delle religioni fondative di mezzo mondo, ogni tanto appariamo incapaci di risolvere controversie alle nostre frontiere che riguardano 100, 200, 300 persone. Scene che non sono degne della dignità e della storia del nostro continente. E qui credo che dobbiamo fare una battaglia su due fronti. Uno certamente è quello europeo, per avere un impegno comune, per rivedere le regole di Dublino, condividere a livello europeo questa sfida. E l'altro è quello di combattere, in questo caso in modo civile, con le armi della dialettica, del confronto politico, della cultura, coloro i quali all'interno del nostro paese spacciano paura e illusione. Con gli spacciatori di paura e di illusioni l'Italia non va da nessuna parte, e credo che si tratti su questo di costruire una posizione, una politica credibile e non di inseguire, come è stato detto ben più autorevolmente che da me, e non di inseguire questa o quella popolarità improvvisa. E infine la terza dimensione, perché noi abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno di sconfiggere il fondamentalismo terrorista, abbiamo bisogno di fare i conti con un fenomeno che durerà molto a lungo nel tempo, come è il fenomeno dell'immigrazione, e di farvi conti in modo organizzato, regolato, civile, ma abbiamo un drammatico bisogno di sviluppo economico, di crescita, di nuove occasioni di lavoro. Lo diceva prima il ministro Bakhoush. Certo, la Tunisia è un esempio straordinario per noi, dicevo prima, coraggio e speranza, il coraggio di mantenere un assetto pluralista, un governo pluralista, un'informazione pluralista, una società civile ricca e articolata di fronte a una minaccia alla propria sicurezza che è una minaccia drammatica. Ma il governo tunisino, il popolo tunisino, il Parlamento tunisino non hanno fatto marcia indietro di fronte a questa minaccia. Avrebbero potuto invocare ragioni di forza maggiore. Non ce la facciamo a reggere. Hanno tenuto botta. Hanno preso misure molto coraggiose. Penso alla chiusura di un certo numero di moschee abusive. Sono riusciti a dare un esempio straordinario per tutta la regione. Dopodiché si sono presi un sacco di complimenti da parte dell'Occidente, dell'Europa. Vengono molto spesso citati ad esempio, ma ogni volta che ci incontriamo ci riportano con i piedi per terra e ci dicono: sì, cari amici italiani, sì, cari amici europei e occidentali, noi vi siamo grati per le paure di apprezzamento che avete rivolto alla stagione che la Tunisia sta attraversando, ma abbiamo bisogno di lavorare insieme per costruire occasioni di lavoro, di sviluppo per i giovani, di futuro economico per il Paese. E questo discorso non vale solo per la Tunisia, credo che sia un discorso valido per l'insieme della regione e per molti paesi del Mediterraneo. È un'occasione anche per noi. Se c'è una cosa che francamente mi dispiace di non essere riuscito a fare in questi mesi da ministro degli esteri, è dare sufficientemente l'idea, la dimensione del fatto che il Mediterraneo, oltre a essere certamente tutto quello che abbiamo detto, no? E quindi l'arco della crisi, la sicurezza, l'immigrazione,
è anche una straordinaria opportunità e occasione di sviluppo economico, è una straordinaria occasione per le imprese e per il lavoro italiano il Mediterraneo, non è soltanto una minaccia alle nostre porte di casa. Se noi aggreghiamo l'insieme dei paesi di questa regione, scopriamo che sono paesi fondamentali, penso ad esempio alla Tunisia, ma non solo alla Tunisia, anche come ponte verso l'Africa, verso questo continente che per la mia generazione è stato a lungo, fino a 10-20 anni fa, un continente perduto, un continente privo di sviluppo, un continente abbandonato alla fame e alla malattia, e che invece sappiamo che da alcuni anni è un continente in un crinale in cui si alternano elementi di crescita economica, di sviluppo, di nuovo ruolo per le donne, di empowerment della società civile e crisi micidiali della capacità statale, conflitti, terrorismo. Allora il Mediterraneo, che è anche ponte verso l'Africa, è comunque complessivamente un'area che ha tassi di crescita invidiabili per le nostre economie, attorno al 3-4%, l'Africa addirittura tra il 4 e il 5%, ed è un insieme dei paesi rispetto ai quali la nostra Italia è uno dei partner economici e commerciali fondamentali. Forse non tutti sanno che l'Italia è il quarto partner commerciale di quest'area, dopo, nell'ordine, gli Stati Uniti, la Cina e la Germania. Quindi stiamo parlando di un'area che costituisce per noi una grande occasione di futuro e non solo una minaccia per la sicurezza o per la convivenza. Dobbiamo, credo, lavorare su questo, lavorare per costruire le condizioni, affrontando i temi della sicurezza e delle migrazioni, di un ordine nel contesto della regione mediterranea che consenta alle sue potenzialità di sviluppo umano, culturale ed economico di dispiegarsi. È una sfida bellissima, è una sfida alla quale credo l'Italia, il suo governo, la sua società civile, le NGO, il mondo del volontariato, tutti non si sottrarranno e possono dare un contributo molto rilevante. Grazie. Grazie, vorrei, abbiamo ancora l'amabilità di poter avere qualche minuto e quindi volevo chiedere una sottolineatura nella conclusione del nostro incontro. Mi ha colpito tra le tante cose l'espressione che ha usato il ministro Bakhoush, l'universalità del desiderio di libertà. E io penso che questo sia stata la mossa che ha portato i giovani tunisini in piazza, come portò i giovani egiziani in piazza, e che li ha fatti resistere, li ha fatti lottare per giorni e giorni e giorni. Ora volevo chiedere al signor ministro, oggi come vivono i giovani tunisini questo momento, questa fase, questo contesto in cui lei stesso ha detto che la nostra trasformazione, il consolidamento della nostra democrazia è sempre sotto minaccia. Qual è la speranza che anima i giovani tunisini? C'est une question d'actualité. Sicuramente è una domanda molto attuale ed è una domanda molto importante. Vero? La rivoluzione tunisina è stata fatta da giovani senza che fosse data loro una struttura religiosa o una struttura politica.
ovviamente non è stata una cosa del tutto spontanea, ma è l'effetto di un accumulo di ingiustizia, un accumulo di frustrazione che ha portato a questo. E i giovani che hanno fatto questa rivoluzione, speravano di realizzare i loro obiettivi in maniera molto rapida. Quindi, e diciamo che adesso i giovani sono un po' disincantati. Questo perché nessuno prevedeva una serie di governi transitori e nessuno di questi governi è durato un anno. 5 governi di questo tipo si sono succeduti e non sono riusciti a realizzare delle azioni strategiche. Potevano semplicemente garantire la transizione dello Stato e la gestione quotidiana degli affari dello Stato. Solamente dopo le recenti elezioni, le ultime elezioni, si è venuta a creare una situazione per così dire normale. Tuttavia, c'è, diciamo, una sorta di divario. Da una parte abbiamo gli acquis democratici, quello che si è creato e guadagnato a livello democratico, a livello politico, ma dall'altra parte c'è anche un ritardo nella realizzazione degli obiettivi socio-economici. È un paradosso che poi si è accentuato con il fenomeno del terrorismo, che prima non esisteva. Quindi la gioventù tunisina, i giovani tunisini, sono impazienti perché vogliono vedere i frutti della loro rivoluzione e questo soprattutto a livello socio-economico e vogliono una sicurezza. Questo con l'occupazione, il lavoro e con la libertà. Attualmente la sfida è colmare il divario tra gli acquis democratici, quanto siamo riusciti a raggiungere a livello democratico e i ritardi a livello socio-politico e in termini di sicurezza. Obiettivamente la Tunisia non può farcela da sola. Deve ovviamente contare sulle proprie forze, ma ha bisogno comunque dell'appoggio attivo e massiccio di tutti coloro che credono nella democrazia e nella libertà. E questi sono i nostri amici vicini a noi, soprattutto gli europei e l'Italia, che, come espresso dal mio amico Paolo Gentiloni, credono in tutto questo. Questo ovviamente deve essere condiviso da noi tutti. È solamente portando avanti le riforme socio-economiche, grazie ad investimenti massicci per creare ricchezza e per creare occupazione per i giovani, solo così facendo i giovani vedranno un futuro, capiranno che c'è un futuro per loro e capiranno che questa rivoluzione porterà i suoi frutti e i suoi risultati il prima possibile. È questa la sfida che adesso siamo chiamati ad affrontare. Ci sono i giovani che sono forse un po' troppo impazienti a volte. E solamente chi è troppo impaziente risponde alla chiamata dei terroristi, che offrono loro molti soldi, che fanno un lavaggio del cervello e che coprono il terrorismo dandogli una dimensione religiosa. La peggiore delle contraddizioni è proprio questa bugia,
cioè praticare il terrorismo nel nome di Dio, nel nome della religione. È questo che dobbiamo denunciare, è questo contro cui dobbiamo combattere con forza. Ministro Gentiloni ha parlato appassionatamente, non è la prima volta che lo fa, e credo che sia le sue parole che sono intervenute spesso in questo tremendo periodo, senza dubbi e senza concessioni a nulla. Ha parlato del tema dei cristiani, lei sa che qui in questi giorni è stato molto dibattuto e molto seguito. Non riguarda solo i cristiani, non abbiamo mai fatto una questione, come dire, comunitaria, no? Sempre siamo un po' al seguito della Chiesa e della grande scuola di vita della Chiesa, che parla di persone il cui diritto fondamentale alla libertà di espressione, libertà di culto, libertà di fede, libertà di essere, viene costantemente violato fino al prezzo della vita. Questo riguarda molte persone, non solo i cristiani. E poi c'è il grande tema, l'altro grande tema che vediamo, no? Siamo atterriti quando vediamo certe immagini anche del patrimonio culturale, no? Viene in mente qui perché vedo i professori Buccellati qui seduti in prima fila e sappiamo quanto è grande, no? Loro, persone che hanno lavorato così tanti anni in Siria, quanto è grande il loro dolore e la loro ferita per tutto ciò che accade agli uomini e anche alle cose, agli uomini e alla storia degli uomini. E allora lei ha parlato però di un europeo riluttante. Io appunto vorrei domandarle di così aiutarci un po' a capire, approfondire questo concetto. Perché siamo così riluttanti quando vediamo ciò che accade, nemmeno leggiamo, oggi la potenza delle immagini è spaventosa e quindi nemmeno di fronte a questo riusciamo a combattere questa riluttanza, oppure questa riluttanza è un fenomeno tipicamente politico, istituzionale, ma risiede anche un po' in noi, come la vede lei dalla sua posizione? Ma io cerco di capirne le ragioni innanzitutto, perché dobbiamo sapere che questa, se vogliamo usare il termine appunto, di riluttanza dell'Occidente non viene dal nulla, viene dall'esperienza delle difficoltà o addirittura degli errori degli ultimi 10-20 anni. E certo c'è una contraddizione che colpisce, come adesso prima Fontolan ricordava due aspetti, se ne potrebbero citare altri, ma comunque stiamo a questi due. Da un lato la presenza dei cristiani e delle minoranze religiose in genere. Potremmo parlare di una minuscola minoranza religiosa, quella degli Yazidi, le cui donne sono state perseguitate da Daesh, ma naturalmente la presenza dei cristiani ha poi quel valore storico e di civiltà in questa regione che tutti conosciamo. E quello che sta succedendo è molto allarmante, molto pericoloso, perché è difficile tornare indietro. Quello che mi ha colpito di più visitando alcuni campi profughi dove erano sfollate alcune popolazioni cristiane della piana di Ninive era la straordinaria difficoltà a considerare l'ipotesi di tornare nei luoghi da cui erano stati cacciati. Non è facile tornare indietro dopo episodi e tragedie come quelle che sono accadute.
E oltre alla persecuzione dei cristiani e delle minoranze religiose, c'è il dramma del nostro patrimonio storico, culturale, di civiltà, che forse ci colpisce in modo particolare noi italiani, no? Perché un po' per la nostra storia, per l'interesse che abbiamo nella materia, per il fatto che in molti di questi paesi siamo appassionati dei siti archeologici, dei musei, lo straordinario museo Bardoa a Tunisi, il museo archeologico di Beirut che gli italiani stanno restaurando, le nostre 25 missioni archeologiche in Egitto. Noi siamo dentro questa realtà e per questo forse ne viviamo lo stupro in modo più drammatico. E quindi c'è una distanza, senza dubbio, tra la gravità di questi fenomeni, di queste tragedie e la riluttanza dell'Occidente. La riluttanza deriva, cercavo di dirlo prima, dalla presa d'atto della difficoltà che una linea, tra virgolette, interventista senza futuro ha messo in luce negli ultimi 10-20 anni. Dobbiamo dirlo molto chiaro, non ha funzionato. Quando si prende a bersaglio l'attuale amministrazione americana e in particolare il presidente Obama, che sarebbe un po' il simbolo di questa riluttanza, la riluttanza della Casa Bianca, io sono portato a dire un paio di cose. Primo, il presidente Obama lo aveva detto, aveva annunciato in campagna elettorale che avrebbe ritirato le forze più ingenti degli Stati Uniti dall'Iraq e dall'Afghanistan. Secondo, il fatto che non ci siano più 50, 100, 150 mila militari sul terreno non significa rinunciare al proprio ruolo, alla propria leadership. Significa interpellare tutti, e noi italiani ci dobbiamo sentire interpellati sul fatto che la garanzia della sicurezza deve essere sempre più frutto del dialogo e del multilateralismo. Non c'è qualcuno che risolve il problema al posto nostro. E quindi io penso che dobbiamo farci carico di questa riluttanza, vedendone le ragioni e indicandone i rimedi nell'azione politica, nel multilateralismo e nell'impegno di ciascun paese. Sono molto diffidente nei confronti di chi a questa riluttanza dà delle risposte troppo semplificate, che a volte confinano con l'armiamoci e partite, sostanzialmente. La Libia, quante volte sentiamo dire in queste settimane, in questi mesi, l'Italia dovrebbe fare la sua parte, intendendosi questa sua parte, per che cosa? Per sostenere con ogni mezzo il negoziato? Certamente. Per candidarsi, se il negoziato avesse successo, a contribuire, addirittura a guidare un lavoro di consolidamento dei risultati raggiunti? Senz'altro. Eventualmente per intervenire nel contenimento della minaccia terroristica? Certamente. Ma se invece l'invito a uscire dalle esitazioni significa immaginare logiche interventiste, io penso che dobbiamo dire molto semplicemente che avventure nel deserto le forze armate italiane e il governo italiano non ne faranno, non servono e peggiorano semplicemente la situazione. Ecco perché con questa riluttanza dobbiamo fare i conti in modo maturo, complesso. Non ha risposte semplici
ed è la sfida che abbiamo di fronte. Un'espressione del Papa, ed è con questa domanda che poi concludiamo, perché è una cosa che vorrei proporre a tutte e due, è diventata improvvisamente famosa: terza guerra mondiale a pezzi. È stata ripresa più volte questa espressione, perché è come se Papa Francesco avesse dato un nome a una cosa che forse molti sentivano, molti sentono, ma gli avesse dato un nome, un'immagine reale, e molti si sono detti: ma forse è veramente così? Questa espressione è stata ripresa anche nel messaggio al meeting dal Presidente della Repubblica, Mattarella, e anche questo ha creato molta discussione, quasi apprensione. Anche il Presidente dell'Italia, dal suo punto d'orizzonte, parla di questo. Non credo nessuno qui, e penso tantomeno voi, abbiate la ricetta o la soluzione per risolvere questo che si presenta. Possiamo chiamarla terza guerra mondiale a pezzi o no, con altri nomi, ma insomma è una situazione di un contesto veramente profondamente drammatico. Bene, ma è quello che vi vorrei chiedere. Voi siete ambedue ministri degli esteri, avete delle responsabilità gravosissime vivendo in questo contesto, un contesto in cui ogni giorno c'è questa sfida. Come riuscite a portare questo peso nella vostra vita? Non voglio banalizzare la cosa chiedendo se ci dormite la notte, però pensare a delle persone che hanno delle grandi responsabilità politiche, e non solo rispetto al proprio paese, ma rispetto anche agli altri paesi, no? E in questo contesto così duro, così difficile, così problematico, ecco, come si riesce a affrontare, come potete, come state affrontando questa responsabilità? Prego, signor Ministro, non è una domanda così personale, perché ci interessa capire anche noi come poter contribuire a portare questa responsabilità in generale. Vero, la situazione è particolarmente complessa e pericolosa. La viviamo forse in maniera che non è molto diversa, la viviamo nello stesso modo. Credo che per affrontare questi problemi e per avere la coscienza tranquilla bisogna essere determinati, ma contemporaneamente bisogna comunque fondare il tutto su valori e ideali. La nostra diplomazia in Tunisia si basa su alcuni principi. Ad esempio, non ingerire nei problemi interni degli altri paesi, questo è un principio, senza comunque adottare un atteggiamento di neutralità negativa. Non incoraggiare i conflitti armati, questo è un altro principio, perché abbiamo visto che l'intervento militare, i conflitti armati, che sia in Iraq, in Libia, in Siria, ovunque, non possono che aggravare il problema. Quindi, per noi, quando ci sono problemi, bisogna cercare di trovare soluzioni politiche e pacifiche. Questo grazie al dialogo e alla concertazione. È proprio questa volontà che ci guida e che ci porta ad affrontare i problemi della regione e a non rimanere soli, isolati, ma a lavorare insieme agli altri, lavorare insieme ai nostri amici, come ad esempio l'Italia e tutti i paesi del Mediterraneo. Questo compito è un pochino complicato da alcuni aspetti, e cioè dal fatto che i paesi arabi della regione
non hanno tutti questa visione, non hanno tutti lo stesso approccio. Alcuni sostengono una fazione, altri ne sostengono un'altra. E questo ovviamente porta a una certa durata dei conflitti che si protraggono nel tempo. Se tutti i paesi del nord e del sud del Mediterraneo potessero adottare un approccio unico, cioè la necessità di trovare soluzioni politiche e pacifiche ai problemi grazie ai negoziati e grazie al compromesso, se tutti lo facessero, sicuramente la situazione sarebbe migliore. Ecco quello che ispira la nostra politica. Quindi non dico che dormo bene la notte, ma sicuramente ho la coscienza tranquilla. Grazie. Ma io in risposta alla domanda vorrei dire da un lato della mia angoscia e dall'altro del mio sogno. La mia angoscia è che, per quanto possa apparire strano, noi stiamo ancora lavorando perché sia acquisita la consapevolezza della posta in gioco, dell'importanza di questa questione. Le parole del Papa, le parole del Presidente della Repubblica. Dicevo prima, ci sono degli schemi narrativi che sono più forti di questo e che sopravvivono. Quando si parla di terza guerra mondiale a pezzi o di germi di un nuovo conflitto mondiale, in una parte del nostro mondo si pensa ancora al secolo scorso, non si guarda a quello che succede attorno a noi e spesso anche dentro le nostre società, in comunità che abitano i nostri paesi, vicino ai nostri confini. E quindi il lavoro per far passare questa consapevolezza è un lavoro che ancora dobbiamo fare, ed è la cosa che più oggi credo possa angosciare chi ha responsabilità di governo. Ancora sentiamo dire appunto queste cose su come se potessimo chiedere al mondo, fermate il mondo, voglio scendere, potessimo alzare dei muri, potessimo costruire steccati, potessimo rinchiudere gli immigrati in una piattaforma offshore, potessimo tenere fuori i problemi dal nostro paese, dalle nostre società. Non è così. E quindi il primo lavoro che dobbiamo continuare a fare è rendere consapevoli innanzitutto la comunità internazionale di quanto queste nuove sfide siano diverse da prima. Non è il conflitto armato tra paesi sovrani, o comunque non è principalmente in questa forma, sono forme ibride che si infiltrano nelle nostre realtà interne e con le quali dobbiamo fare i conti sul piano sociale, politico, religioso, culturale, non solo, e mi verrebbe da dire non tanto, sul piano militare. E poi c'è il sogno è che l'Italia, che poi è, direi questo possiamo riconoscercelo abbastanza facilmente, il paese del dialogo, un paese che, come si dice nel gergo diplomatico, non ha una sua agenda nascosta, non vuole imporre questo a quello, ma è un paese che per tradizione, per storia, per collocazione cerca di promuovere il dialogo tra tutti. Il sogno è che possa dare un contributo a quello che oggi sarebbe necessario.
chiamiamola una specie di Helsinki del Mediterraneo. Sarebbe necessaria dare struttura, forma a un nuovo schema di multilateralismo che garantisca convivenza, dialogo e sicurezza. È naturalmente un cammino molto ambizioso, per questo l'ho chiamato un sogno, ma è un cammino sul quale il nostro Paese credo può svolgere un compito molto importante. Allora, grazie. Molte cose sono state dette. Io ringrazio i nostri due ospiti e in particolare naturalmente il ministro Bakush non solo per le cose che ha detto, ma per il tempo che ha passato con noi. E voglio dirle, signor ministro, in conclusione che qualunque cosa noi possiamo, in qualunque cosa noi, la nostra piccola, grande realtà, possa essere utile al vostro paese, alla sua società, ai suoi giovani, noi cercheremo di farla. Grazie ancora. In conclusione, c'è il piccolo spot, scusate, piccolo spot per il meeting. Prosegue la campagna di raccolta fondi per sostenere la costruzione del meeting e con la propria donazione si può contribuire a far vivere questa cosa, la cosa che abbiamo costruito, cercato di costruire anche oggi. E ci sono i vari punti della fiera, il padiglione C1, A1, A3 e C5, oppure sul sito del meeting www.meetingrimini.org. Con questo potete aiutare questa nostra avventura e sfida bellissima. Grazie, vi pregano di lasciare la sala il più velocemente possibile perché devono procedere all'organizzazione dell'incontro successivo. Grazie a lei.